A viverlo con più intensità e amore, a dirlo uno dei più grandi attori del nostro palcoscenico, Eros Pagni, forse un po' deluso a 80 anni compiuti della scarsa attrazione che il teatro d'arte esercita oggi sul pubblico. Siamo arrivati a dei punti che abbiamo dei biglietti a 5 euro. Santo Dio, 5 euro credo che nelle tasche quasi di tutti oggi ci siano e si possono spendere per ascoltare quel grande uomo che si chiamava William Shakespeare. Pagni veste i panni di Prospero nella Tempesta di Shakespeare, nell'adattamento di Luca De Fusco all'Eliseo di Roma, una versione grande opera, una storia che sta tutta nella mente del protagonista che immagina di vendicarsi dei suoi nemici. Che cos'altro vedi nell'oscurità del passato e nella profondità del tempo? È una vendetta immaginaria, come del resto è la vita di Prospero, che si potrebbe condensare in una bellissima frase del poeta, dove dice appunto che siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Attore di cinema e protagonista di grandi doppiaggi, Eros Pagni ha dato la sua voce anche al celebre sergente istruttore di Full Metal Jacket. Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Ma il teatro resta il suo primo amore. Che cosa le ha dato, che cosa le ha tolto il teatro? Molto semplicemente, il teatro mi ha dato la vita. Tolto la mia, anzi, semmai ha aggiunto qualcosa al mio modesto bagaglio umano.